Avvocato Mereu, c'è preoccupazione per il futuro della ditta Bertini, sono preoccupati soprattutto i lavoratori per il sequestro dell'area che continua a tutt'oggi. Sì, attualmente è ancora sequestrato. Noi abbiamo presentato circa 8 giorni fa una richiesta di accesso per effettuare le bonifiche che tra l'altro ci sono state imposte anche dal Comune di Civitavecchia e dall'ASL, e siamo in attesa che il pubblico ministero autorizzi questa cosiddetta messa in sicurezza o bonifica. Fatto questo, a quel punto potrà essere dissequestrato completamente tutto e l'attività potrà riprendere regolarmente. Quando si parla di giustizia è difficile, insomma, parlare di tempi rapidi. Se la sente di Beh, rassicurare un po' i lavoratori? le preoccupazioni dei lavoratori sono poi anche le preoccupazioni dei titolari, perché sono anche i titolari che sono in qualche maniera preoccupati da questo stallo, anche perché parte l'ingente somma che dovrà essere spesa per procedere alla messa in sicurezza bonifica, quindi oltre ad essere stata danneggiata dall'incendio, dovrà spendere ingenti capitali per riportare il sito a un livello di salubrità accettabile. E poi sono preoccupati perché è quasi un mese che sono fermi e un mese per loro significa tanto, perché i costi fissi che l'azienda affronta sono sempre quelli e sono alti, e in questo momento sostanzialmente non ha entrate. Questa situazione non è sopportabile per oltre un periodo che già è ampiamente trascorso, quindi sono i primi a essere preoccupati sono anche i titolari dell'azienda.